Carissimi fratelli e sorelle, salve! Domenica prossima, il 24 dicembre 2023, sarà la quarta domenica di Avvento anno B. Il Vangelo tratto da Luca, capitolo 1, versetti dal 26 al 38. Maria ci mostra come attendere il Santo Natale. Sì, perché questo Santo Natale sarà celebrazione della incarnazione del Signore, celebrazione del suo mistero di salvezza. E noi lo celebriamo perché nella sua celebrazione attingiamo a questa fonte infinita di doni, di grazia, di salvezza che è il mistero dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, se è vero che Gesù è nato non oggi, ma il celebrare ancora oggi la sua nascita ci porta tutti i frutti che vengono dall'incarnazione. E quindi se l'incarnazione significa salvezza, liberazione, gioia, pace per noi e per il mondo intero, noi celebrando il Santo Natale andiamo ad attingere, andiamo a ricevere questa salvezza, questa liberazione, questa gioia, questa pace di cui abbiamo bisogno. Per questo celebriamo ancora oggi il Natale e per questo abbiamo bisogno di prepararlo e prepararlo bene. Ecco, la preparazione delle cose esteriori è molto importante e nella misura in cui anche ci può aiutare a farci vedere che è ancora più importante la preparazione in spirito, la preparazione con il nostro intelletto, sentimento, volontà a questa festa così bella, così importante, che vogliamo che sia diversa, che vogliamo che porti un risultato, che vogliamo non sia inutile. E allora, se vogliamo che non sia inutile, ascoltiamo il Signore, guardiamo la figura di Maria. Sì, il Signore fa grandi cose e le fa attraverso il nostro ascolto. Quanto è difficile, quanto è importante ascoltare e con quanta abbondanza potremo attingere a questo tesoro che è il Natale del Signore se sapremo metterci all'ascolto di Lui attraverso il ricevere la parola nella Sacra Scrittura meditata personalmente e molto di più proclamata nell'Assemblea. Con quanta abbondanza riceveremo dal Signore se sapremo ascoltarlo attraverso i fatti della nostra vita, attraverso gli incontri che viviamo quotidianamente. Il Signore ci parla continuamente, questo suo parlare vuole farci intendere, vivere e vedere la nostra vita non come senza senso, ma come ricca di Lui, ricca della sua presenza, di modo che non camminiamo nelle tenebre, non camminiamo semplicemente come se tutto è casuale e tutto ci schiaccia, ma sappiamo vivere da figli. L'ascolto. Chi ha ascoltato con tanta profondità se non Maria? E ci fa vedere che sebbene sembri un atteggiamento, diciamo così, passivo, perché è un altro che passa, che parla, ecco, in realtà chi ha fatto, chi ha compiuto qualcosa di più grande di Maria? Chi ci ha fatto vedere una vita che porta veramente risultati, che porta frutti, una vita feconda? Il frutto più grande che ha portato l'umanità è il frutto di Maria, Gesù. E allora noi oggi vogliamo ripartire dall'ascolto del Signore, non solo questo, ma anche dal riconoscere che noi riceviamo tutto da Lui. In realtà l'evento straordinario che ci viene annunciato attraverso l'annunciazione stessa è proprio che Dio viene nel grembo di Maria e Dio si fa uomo. E cosa ha fatto Maria per fare questo? Ha prodotto lei con i suoi sforzi la presenza di Gesù? No, ha saputo ricevere, ha accettato di ricevere questa azione divina in lei. Anche noi, tante volte, più che doverci inventare chissà che cosa nella vita, a volte più che dover pensare che tutto dipenda dai nostri sforzi, ancora prima e con ancora più importanza, ecco, è giusto che sappiamo dirci: ma cosa vuole il Signore da me? Cosa desidera compiere in me? Voglio accettare quest'opera, questa proposta che il Signore mi fa attraverso la quotidianità e attraverso gli eventi più importanti della vita cristiana? È Dio il primo che agisce, è Dio il primo che prende l'iniziativa. E il nostro fare, vivere in modo che abbia senso, che abbia efficacia, dipende ancor prima del nostro fare, dal nostro saper accettare l'opera del Signore in noi, riconoscerla e saperci mettere a servizio. Ecco, quanto è bello saper mettere al centro il Signore. Ci fa essere, ci rende una grande dignità.
Noi a volte possiamo pensare che se mettiamo al centro noi stessi, le nostre ragioni, quello che ci va, e poi saremo noi al centro. No, saranno al centro le nostre passioni, saranno al centro, diciamo, altri tipi di influenze, saranno al centro le nostre schiavitù, le nostre idolatrie, ma non sicuramente il Signore. Ascoltare, riconoscere che il Signore è il primo. E ancora, l'invito a rallegrarsi. L'invito che viene fatto a Maria come formula di saluto dell'angelo, anche noi possiamo rallegrarci perché siamo oggetto di grazia, siamo graziati. Il Signore è ricco nella sua generosità, il Signore si pone in relazione con noi, il Signore ci salva, il Signore dal male vuole trarre il bene, il Signore ci vuole salvare. Abbiamo veramente tanto per cui rallegrarci. Rallegriamoci nel Signore sempre, riconosciamo che da Lui viene tutto, riconosciamo con gratitudine il Suo operare in mezzo a noi. E allora noi possiamo avere molte preoccupazioni, molte paure rispetto a quello che dobbiamo fare, rispetto se la nostra vita sia più o meno riuscita, e allora se lo vogliamo veramente, questa nostra tensione, questo nostro pensiero, questa nostra preoccupazione, viverlo in un modo che sia davvero efficace. Fidati del Signore. Ecco, vivi ascoltando Lui, vivi lasciando a Lui l'iniziativa e accettandola. Vivi della gratitudine di tutto quello che ti dona, che fa per te, di quello che, a cui ti invita. E vedrai cose grandi, e vedrai sì che anche tu incontrerai in una maniera nuova Cristo, e incontrando Lui avrai la ricchezza dei doni che sono conseguenza della sua incarnazione. E come puoi vivere questo? Vivilo nella Chiesa questo tempo, vivilo in comunione con la comunità cristiana, vivilo nella celebrazione delle opere di Dio, perché ecco, Maria ha ricevuto questo annuncio e ha ricevuto anche la notizia che il Signore aveva operato e stava operando cose grandi in Elisabetta. Anche tu ricevi oggi questo annuncio che il Signore fa cose grandi in te, il Signore è sempre con te, il Signore si è innamorato di te e puoi continuare a vedere la sua opera anche all'interno della comunità cristiana, anche come Lui sta agendo, facendo cose grandi, trasformando i cuori anche in tanti altri fratelli e sorelle toccati dai doni e dalla grazia di Cristo. Ci vediamo presto.